vedo tanti amici, vedo rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle diverse associazioni, dell'ANPI, delle ACLI, dei parenti, delle vittime dell'8 settembre, dei 20 mesi succedenti. L'8 settembre è una data particolare della storia d'Italia, è una data unica in qualche modo. Segna un discrimine, segna un passaggio decisivo della storia del paese. Per chi fu coinvolto nell'8 settembre in sé, nei giorni dell'8 settembre fu un vero e proprio rivolgimento, uno sconvolgente periodo, prima di tutto per gli individui e in qualche modo, naturalmente, anche per lo Stato, anche per la nazione italiana. L'8 settembre non fu un caso, fu la conseguenza dei 20 anni di fascismo, seguì e chiuse in qualche modo, mise la parola a fine a una guerra disastrosa d'aggressione che ci aveva visto attaccare la Francia, la Grecia, l'Unione Sovietica in alleanza con i nazisti tedeschi. Ma la guerra, che normalmente viene attribuita come unico grande errore di Mussolini, non fu certamente il suo unico grande errore. Proprio perché la guerra aveva un carattere intrinseco per il regime fascista. Basta pensare all'educazione fascista, con i bambini cresciuti con libro e moschetto, una preparazione di italiani obbedienti e proni. Un'intera generazione sottoposta a questo regime. E d'altronde il fascismo non era l'unico responsabile di quanto successo in Italia dopo il 1922. C'erano profonde responsabilità della monarchia e delle classi dirigenti che approvarono fino in fondo le scelte del regime e anche le sue. Ebbero responsabilità nelle sue leggi liberticide. Solo col 25 luglio, con gli americani in mano in casa, le classi dirigenti, la monarchia, cercarono di scaricare le loro responsabilità e di separarle da quelle del fascismo. Prepararono però un armistizio senza prevederne le conseguenze, che ebbe come apice il loro tradimento e fuga. L'infamia di un tradimento che lasciò il paese completamente nelle mani degli occupanti. Gli individui completamente isolati a se stessi, abbandonati a se stessi. In qualche modo gli individui si trovarono in quei giorni liberi come non erano mai stati, liberi nella necessità di fare delle scelte, liberi nel senso che quanto sarebbe successo loro dipendeva dalla loro capacità di sopravvivenza, di capire come sarebbero andate le cose, in qualche modo di determinare il loro destino. La scelta per chi visse quegli anni, quei mesi, una condizione che si ripeté per 20 mesi interi, di fronte alla violenza, alle minacce, quanto alla fame. Quindi il coraggio di una scelta nella necessità di fare una scelta. E questo fu il destino appunto di questa generazione fascista, generazione cresciuta nelle scuole di regime, che doveva essere teoricamente preparata a una guerra che poi sarebbe stata disastrosa. In quei giorni qualcuno pensò che forse era il caso di cercare di rimettere insieme i cocci di quanto rimaneva sul terreno, e questo come bene collettivo, come bene comune. Questo pensavano i militari che si rifugiarono in montagna rifiutando di consegnare le armi, e i cittadini che vedevano i panzer tedeschi circolare tranquillamente sul lungo lago e nei centri delle città d'Italia. La scelta fu quella dei 700.000 militari italiani che finirono in Germania, deportati, perché in massa rifiutarono l'arruolamento nell'esercito di Mussolini, scontando il lager e il lavoro forzato nelle fabbriche letali, per vendita personale, per un convinto rifiuto della guerra, per una diversa idea di fatto. Anche il Comasco ha avuto le sue vite in Germania, 260 morti, il capoluogo può contare circa
40 deceduti nei lager tedeschi. Non parliamo poi delle malattie, di quanto questi si riportarono a casa in un dopoguerra nel silenzio generale. Ma l'8 settembre è anche storia di fughe, di persone che scappavano da tutte le parti per cercare di sfuggire ai tedeschi e presto anche ai loro alleati, ai loro servi, la Repubblica di Mussolini. Scappavano militari sbandati, cercavano di sfuggire appunto alla cattura e alla deportazione. Ex prigionieri alleati, ce n'erano a Bergamo, a Milano, a Cremona, in Emilia. Antifascisti che si erano messi in luce dopo il 25 luglio e gli ebrei, soprattutto quando da Meina sul Lago Maggiore cominciarono ad arrivare le notizie delle prime stragi e delle persecuzioni, delle stragi, della strage di Meina, che fu uno degli elementi che provocò le prime grandi fughe di ebrei. Ebrei che non erano, come dire, Roma non era una città dove gli ebrei erano numerosi, una piccolissima parte della popolazione, però diciamo sul lago di Como si erano venuti a sistemare, erano venuti a vivere molti di loro e naturalmente furono fra i primi a fuggire. E poi a metà settembre la grande fuga, 13.000 giovani renitenti che il giorno dopo avrebbero dovuto presentarsi alle caserme tedesche per l'arruolamento, che rifiutano questo destino e sfondano la rete divisoria con la Svizzera in più punti e passano di là. Tanto da sorprendere anche a fondo anche il Canton Ticino, che teoricamente non avrebbe potuto assorbirli, non avrebbe potuto accettarli, perché le sue regole non riguardavano. L'asilo svizzero riguardava i militari in armi e non i giovani che rifiutavano l'arruolamento. Però di fronte al numero e al fatto ormai compiuto, gli stessi svizzeri dovessero abbozzare e i 13.000 furono presto inviati nei cantieri interni, nei cantoni interni. Non fu una, come dire, un internamento di lavoro, perché la Svizzera approfittò di questa forza lavoro che arrivava dall'estero e li impiegò ampiamente in agricoltura, in condizioni anche dignitose, non certo quelli che si trovarono a vivere coloro che erano finiti in Germania. L'intensità dell'esodo colse di sorpresa la Svizzera. La Svizzera sosteneva la sua neutralità con praticamente camminando un po' sulle uova, continuava a mantenere rapporti commerciali con la Germania, era il suo primo partner commerciale, continuava a trasferire in Germania armi, munizioni e meccanica di precisione per ottenere in cambio carbone e materie prime, lo stesso carbone che poi entrava in Italia. D'altronde attraverso la Svizzera passava oltre il 50% dei trasporti dall'Italia alla Germania. Quindi la gran parte dei beni sottratti, razziati in Italia dai tedeschi o prodotti dalle fabbriche italiane passavano da Chiasso. Questo disegna il quadro strategico di questo territorio, l'importanza strategica di questo territorio per la guerra stessa. E questo è uno dei principali valichi per garantire anche la continuità dell'occupazione tedesca in Italia, la situazione delle fabbriche italiane. Insomma, quindi Como è un luogo particolare rispetto a questo, non a caso il comando maggiore ed era a 100 metri da qua, aveva occupato la villa dell'industriale Rosasco ed era il generale Leyers ed era il responsabile massimo della produzione bellica in Italia, quindi tutti gli industriali comaschi venivano a 100 metri da qui, gli italiani venivano a incontrare Leyers qua o a Milano per garantirsi le quote di produzione. Quindi ruolo strategico da una parte e dall'altra parte ruolo importante perché via di fuga primaria. Circa 40.000 profughi si rifugiano nel Canton Ticino, tra militari, civili, ho detto antifascisti, perseguitati razziali, prigionieri alleati, militari italiani, giovani renitenti, una diversa umanità che avrà trattamenti anche diversi. Gli ebrei non avranno così
facilitato l'ingresso, ci sarà un periodo anche abbastanza lungo in cui verranno respinti gli uomini, e viene concesso l'ingresso solo alle donne con figli piccoli, e comunque il tutto è sempre sottoposto alla al buon cuore del funzionario di turno, della guardia di frontiera di turno, e quindi molti destini si determinano proprio nel momento del passaggio. Il momento del passaggio che vede il Comasco come luogo principale. Pensate che circa il 70% degli ebrei che si rifugiano in Svizzera si rifugiano attraverso le montagne del Mendrisiotto, quindi praticamente entravano a partire dalla Val di Intelvi, il Visbino e la stessa e tutta la fascia praticamente del Falocchiese verso Varese, verso Viggiù. Maggior parte, quindi, via di fuga primaria che ha lasciato dei segni anche nella storia del territorio, ma proprio perché naturalmente nei giorni intorno all'8 settembre ebbero il loro culmine, che però un fenomeno, questo delle fughe svizzere, che durò per tutto il corso del conflitto fino alla fine, fino alla Svizzera ad accogliere anche disertori tedeschi, disertori repubblichini, personalità di rilievo, insomma una storia comunque che ha segnato il territorio nostro e ha condizionato anche la vita del cantone in maniera vigorosa, direi. La Svizzera non era preparata a questa invasione e dobbiamo tener conto, il Canton Ticino fu estremamente accogliente, anche perché comunque il Canton Ticino aveva tradizioni precedenti di aiuto agli espatri che avevano ancora una volta connessioni con la storia, avevano avuto connessioni con la storia italiana, basta pensare al Risorgimento. E qui comunque erano sopravvissute, quindi, storie, tradizioni di accoglienza che nel 43 vengono assolutamente rinnovate, tant'è vero anche tra i tanti esponenti politici di primo piano che si rifugieranno in Svizzera, questi continueranno la loro attività politica, in qualche modo si prepareranno a quello che è stato il nostro dopoguerra, facendo lezioni universitarie piuttosto che mantenendo i collegamenti politici, attraverso questa i collegamenti per Cellene di Lanzo, perché ancora una volta questo è un luogo strategico, perché a Lugano c'erano i servizi alleati e quindi era importante per la resistenza comasca controllare il confine, anzi questo fu un compito primario a cui dovette dedicarsi la resistenza comasca, che quindi in qualche modo era anche invitata a non compiere azioni intorno al confine proprio perché non era necessario lasciarlo sgombero per permettere il passaggio di comunicazioni, messaggi, uomini che per tutta corrispondenza, che per tutto il periodo della guerra transitarono attraverso le nostre montagne. Ecco, di tutto questo l'8 settembre in qualche modo respira, in qualche modo con il fatto in più che, quindi è una storia generale, che in cui comunque risalta anche il ruolo locale. L'8 settembre è una data scomoda, che è in qualche modo difficile da ricordare e anche da celebrare. Questa della celebrazione 8 settembre per noi è importante perché comunque mette al centro tutta una serie di valori e di attenzioni sul prima e sul dopo, su quello che è stato il regime fascista e la sua guerra e su quello che avviene dopo l'8 settembre, la nascita della resistenza, le diverse resistenze, la resistenza civile e quanto successe dopo, con l'8 settembre come momento topico, come momento, ho detto, di sconvolgimento generale, che costrinse gli individui, le persone a delle scelte, quindi un momento veramente importante. Questo è il motivo di questa cerimonia che noi tutti gli anni cerchiamo di fare. Abbiamo invitato anche le rappresentanze istituzionali, il prefetto ha comunicato solo ieri che non avrebbe potuto essere presente,